Mi chiamo Tatiana, faccio parte del consiglio d'amministrazione della cooperativa Il Faro e contribuisco al funzionamento dei servizi che come cooperativa noi espletiamo. Vorrei fare tra parentesi, la mia professione inizia dal 1969. Nel 70 abbiamo iniziato a far uscire, dopo 40 anni, 50 anni che queste persone stavano all'interno di questo reparto, siamo usciti, uscire significa proprio dall'ospedale, portandoli in giro a mangiare e così via. Poi ha continuato la mia esperienza. Nel 78 io sono uscita da Santa Maria della Pietà e siamo andati ad aprire i diagnosi e cura ospedalieri. Poi, dopo aperto i diagnosi e cura ospedalieri, sono approdata a Fiumicino. Abbiamo iniziato a costruire un gruppo di giovani e lì abbiamo iniziato a fare un lavoro di riabilitazione. Dopo 4-5 anni ci siamo posti il problema, questi ragazzi che fanno? Che fine, che tipo di lavoro potranno andare a fare, e allora ci siamo inventati la cooperativa Il Faro. Questa è un po' la storia della cooperativa. Parlo di cooperative integrate. Voi tanto sapete che significa cooperativa integrata, il 50% di ragazzi con handicap e altri 50 con ragazzi tra virgolette normali. E questa unione, l'esperienza che come la vedo io è stata positiva. Inizialmente la cooperativa insieme al comune di Fiumicino, il comune di Fiumicino ci ha dato il primo lavoro che la cooperativa ha fatto, le pulizie delle spiagge, e con loro abbiamo iniziato a fare questo lavoro. Poi piano piano abbiamo visto che l'esperienza stava andando bene, era positiva, abbiamo iniziato a lavorare, a allargare il lavoro nel verde e abbiamo visto che anche nel verde il lavoro proseguiva. Poi la cooperativa si è allargata sempre di più e adesso attualmente gestiamo anche due case famiglia a Ostia e ormai sono circa 7 anni che gestiamo le case famiglia e anche domiciliari. Io penso che questa cooperativa per i ragazzi è stata una cosa positiva, perché prima loro vivevano, diciamo, in un'emarginazione e oggi abbiamo Giuliano che è l'esempio. Prima era abbastanza isolato e oggi invece Giuliano è una persona autonoma, lavora, segue i ragazzi che fanno le pulizie del verde. Io spero che la cooperativa continui così come è continuato fino ad oggi, perché l'esperienza per me è stata positiva. Allora, il mio nome è Salvatore, lavoro con una cooperativa Il Faro, grazie a Eugenio perché mi ha fatto lavorare lui. Prima sto ancora in un centro di salute mentale, perché avevo dei problemi, non mentali, ma avevo dei problemi fisici che vomitavo sempre, dalla mattina alla sera, e non si capiva mai dove veniva questo vomito. E un giorno la dottoressa ha lavorato bene sopra questa malattia e mi ha fatto guarire, mi ha dato la cura buona e adesso sto bene, non ho più niente e lavoro ancora con la cooperativa. Faccio un'ora, però
adesso sto bene perché è pure il lavoro che mi aiuta, anche quello che mi aiuta, il lavoro, sto bene adesso, tutto qua. Sono della Roma, mi piacciono i ragazzi. Quando si riuniamo con gli altri ragazzi ci mettiamo a scherzare, queste cose qua. Ogni tanto parliamo pure della cooperativa, come va, come non va. Basta, tutto qua. Sono nato per le cazzate. Ci stanno due che vanno a mare, no? Uno va a quell'altro. Oh, lì giù sta tocca! Sì, qui sta tocca, ma schiaffoni che volano! Non fa ridere. Poi voglio raccontare la mia storia, Sono Bottan Giuliano, ho 46 anni. Sono un consigliere di amministrazione della cooperativa Alfaro, faccio giardiniere, operaio, manutenzione, faccio le noti, quale tutto, quale capita per sopravvivere in questo mondo di problemi. Sono dalla Roma, mi piacciono le donne. Una specie di ragazza, diciamo ragazza, si chiama Cinzia, ancora non è un definitivo, ma sono quasi fidanzato, a mio credo, buon per me. E lavoro con i ragazzi del centro di Fiumicino, del CIM, pulisco, raccolgo la roba, sono un caposquadra, sono un caposquadra, qualche volta c'è qualche scherzo o qualche operaio, ma non so, tutto procede bene e basta così. Sono contento di questa cooperativa, quel grande uomo di Eugenio ci ha tirato fuori da questo baratro che non sembrava senza fine. Buongiorno, mi chiamo Emilio Massimiliano, io lavoro a Rito Faro e mi trovo bene, ecco, sto bene a lavorare con la cooperativa. Sto qui. Raccolgo spazio viale, innaffiano le piante e piantiamo le piante, ecco. Ma quindi fai giardiniere? Giardiniere. No, 4 giorni a settimana. Ed è un lavoro duro? No, va bene, ecco. Senti, quando non lavori che fai? Sono a casa, faccio una passeggiata. Faccio una passeggiata, ecco. Da solo? Con mamma. Anche da solo, ecco. E amici ce n'hai? Ce l'ho gli amici. Vengo qui con queste persone perché gli amici ce l'ho, ma stanno in giro, ecco. Non esci con loro? No, adesso più là ci escono, ci uscivo. Ci uscivi, adesso non ci esci più. Più là può darsi, ma vado. Non c'è mai male. C'è mai.
Dai, io la vedo così. Questa idea è nata dal fatto che l'amministrazione pubblica non era attrezzata per poi poter offrire qualcosa di positivo per l'inserimento dei ragazzi dopo aver seguito un percorso di risocializzazione. Così è stata costituita la cooperativa di produzione del lavoro per far sì che i ragazzi fossero inseriti veramente nella società come soggetti attivi e produttivi. Questa cooperativa era una vecchia negozio di gas che non era così, è un pavimento grezzo, tutto ammuffito, e con i ragazzi abbiamo preso pale e picconi, abbiamo smantellato il pavimento, abbiamo raspare un po' il muro e pian piano abbiamo imbiancato, abbiamo fatto l'ufficio bagno e abbiamo portato le scanie, abbiamo fatto questa cooperativa con il nostro sudore, eravamo una decina di persone, non disabili, e abbiamo così fatto questa con dei lavori manuali, abbiamo fatto la cooperativa la sera.